Ok, ci siamo. Buonasera a tutti Buonasera. e ci ritroviamo ancora con una live e questa volta parleremo del carnevale. Vediamo se si connette qualcuno nel frattempo, ma tanto poi comunque la diretta rimarrà salvata e quindi chi non vede l'inizio o non può vederla stasera può sempre recuperare. E appunto questa sera parleremo del carnevale, visto che ci avviciniamo. Allora, io vivendo in Inghilterra non so che data è quest'anno. Che data è quest'anno il carnevale? Oggi. Il carnevale in Italia è oggi, in Ah, teoria oggi, è oggi, ok. 16, Ok, non quello perfetto. ambrosiano però, Ok, cioè quello ambrosiano sai che c'è io sabato. infatti facevo, essendo in zona Como, Eh avevo quello ambrosiano quando sì. vivevo giù. Quindi sì, ok, è oggi. È oggi, allora. E questa sarà una diretta un po' diversa perché invece che intervenire come facciamo di solito, un po' rimbalzandoci gli argomenti, eccetera, faremo un po' una cosa differente. Io farò delle domande a mo' di intervista a Morgana e Monica. E loro risponderanno. Facciamo così anche per il semplice motivo che lo ammetto proprio senza vergogna, che io di carnevale so veramente pochissimo. È una festa che sì, mi piaceva da bambina, poi crescendo onestamente ho perso un po' l'interesse, non mi sono mai particolarmente informata, però abbiamo due esperte e quindi risponderanno loro alle domande. Allora, io direi quindi che possiamo partire, anche se collega qualcuno, ciao a tutti. Partiamo con una domanda a Morgana. Allora, che cosa significa carnevale, prima di tutto, visto che appunto è la parola, questa parola carnevale, cosa significa e qual è la sua etimologia? Allora, partiamo, prima di fare l'etimologia, partirei un attimo proprio a dire due parole di cos'è carnevale, in che senso noi siamo abituati a carnevale come appunto una festa mobile, perché ogni anno può capitare appunto come quest'anno verso metà febbraio, può capitare anche più avanti, quindi anche fine febbraio e via dicendo. Siamo abituati a vederla come una festa dove ci si maschera, si fa festa, si fa appunto divertire i bambini, parate di carri mascherati, un misto tra una festa, diciamo, cristiana, cattolica, ma che in realtà appunto è molto anche profana e con radici ovviamente pagane, e che poi appunto illustreremo più avanti in questa diretta. Arrivando all'etimologia, bel discorso, nel senso è un po' un discorso arduo perché ci sono ovviamente diverse ipotesi. Ad esempio, la più fino a poco tempo fa acclamata era che carnevale deriva dal latino medievale carnem levare, a significare appunto il levare la carne, un qualcosa diciamo quindi tipico della quaresima che segue subito dopo il carnevale, e che appunto in realtà diciamo che si può dire che è sbagliata, in quanto il carnevale, vedremo poi dopo nei dettagli, non è una festa in cui levi la carne, quella appunto è la quaresima. Carnevale anzi consuma molti cibi grassi, consuma anche la carne proprio in previsione della quaresima. Quindi è un'etimologia che non avrebbe questa fondamenta, diciamo. Poi ci sono diverse altre ipotesi, ad esempio un'altra è che appunto carnevale deriva dalla parola carnalia a indicare dei giochi contadini, ma questa ad esempio è tra le anche più dimenticate, tra le più lasciate in disparte. Quella appunto che in realtà sembrerebbe quindi essere la più, possiamo dire, azzeccata, quindi l'etimologia più di nuovo messa in luce, soprattutto in quest'ultimo periodo, vede appunto carnevale derivare dal latino sempre, ma dal latino romano, dalla parola appunto carrus navalis, a indicare appunto la tradizione di queste navi, di questi carri a forma di navi in miniatura su ruote, che poi appunto ne parleremo meglio più avanti. Per quanto riguarda la tradizione. Ecco. Ok, allora, passiamo quindi alla seconda domanda che sarà per Monica questa volta. E Monica, ci spieghi per favore quali sono le origini del carnevale
e dove si possono rintracciare le prime forme allegoriche. Sì, ok, va bene. Allora, le primissime forme le troviamo intorno ai 3.000-4.000 anni fa in Babilonia, in Mesopotamia, perché c'erano forme anche tra i Sumeri, in realtà, non solo tra i Babilonesi. La festa, diciamo, più antica era quella che celebrava il dio Marduk, durante l'equinozio di primavera, quindi si avevano questo corteo fatto di persone e di carri navali. Quindi già c'è una prima conferma di quanto detto finora da Morgana. C'erano questi carri a forma di nave e che chiaramente avevano delle ruote, venivano trainati, c'era questo lungo corteo e le navi rappresentavano gli astri, in particolar modo il sole e la luna, perché era appunto l'equinozio, e in più c'era il dio Marduk che veniva celebrato perché lui aveva sconfitto la dea Tiamat, che era la dea del caos, e dunque c'era tutta la leggenda che diceva che lui l'aveva sconfitta. Perciò cosa abbiamo qua? Il concetto di caos e ordine. Quindi la dea Tiamat era il caos primordiale e il dio Marduk portava l'ordine. Perché? Perché in quel momento, durante l'equinozio di primavera, si lascia finalmente e totalmente l'inverno, il freddo, eccetera, e si ha invece questo equilibrio fra le ore di giorno e le ore di notte, anche se poi dal giorno dopo le ore di giorno supereranno, di luce supereranno quelle di buio, per cui c'è questa vittoria, no? Del sole. Tanto per farvi capire, io ho fatto delle stampe perché sono una schiappa a far vedere le immagini, tanto che andiamo così. Allora, questo, eccolo qua, qui c'è uno dei bassorilievi più importanti, più famosi, dice Marduk, e la dea Tiamat che è qui. Ovviamente lei era una grande dea, una dea madre, una dea celeste, qua viene rappresentata come una sorta di dragone alato, perché appunto doveva rappresentare il caos. E qui invece ci sono un paio di stampine, ok, su quello che era il corteo come è stato immaginato. Quindi qua c'è, eccolo qua, il dio Marduk, e qui forse si vedono un po' meglio il discorso dei carri navali, erano navi con delle ruote. Poi, ok, ce ne sono altri ovviamente, non deriva soltanto da questa celebrazione in particolare, perché il carnevale si è un po' formato da varie festività. Se vogliamo andare in ordine cronologico, per quanto riguarda l'anno, sicuramente il primo sono i Lupercalia, quindi ci sono stati ieri, li abbiamo festeggiati ieri, fra virgolette. C'era questa festa di giovani uomini travestiti da lupi, e anche qui c'è il discorso del caos e dell'ordine. In più c'è anche il discorso della purificazione in previsione della fertilità, e sono tutti concetti base che poi porteranno a quello che è dopo, quello che è il Carnevale e la Quaresima. Intorno al 27 febbraio, non è una data precisa perché stiamo parlando di una data del calendario attico greco, si festeggiavano le antesterie. Le antesterie erano feste dedicate a Dioniso, dove un grande corteo di uomini in maschera andavano dal mare fino al santuario, portando in gloria la statua di Dioniso o di un figurante che lo interpretava, e c'erano appunto questa idea ancora di festa, di caos, eccetera, eccetera. Poi abbiamo una cosa importante che c'è anche nelle antesterie e in altre feste, sempre collegate al carnevale, c'è il discorso del banchetto funebre. C'era un banchetto funebre per le antesterie, e un banchetto funebre c'era anche per un'altra festa che era collegata al carnevale, che poi vediamo. Adesso invece vi parlo del 27, ok, più o meno, sì, marzo. 27 marzo c'erano le Quirrie dedicate a Marte. Anche qua, carri allegorici e corse di cavalli al campo Marzio. C'erano
sette giri di pista che rappresentavano le sette orbite dei sette pianeti conosciuti, l'arena che rappresentava la Terra e le 12 uscite per i cavalli che rappresentavano i 12 segni zodiacali. Quindi qui torniamo di nuovo al discorso della sfera celeste. Invece il 5 marzo si teneva il Navigium Isidis, quindi Navigium, anche qua sappiamo già dove stiamo andando a parare. Era una festa che rievocava la resurrezione di Osiride grazie all'opera magica di Iside, che aveva ritrovato i pezzi, li aveva rimessi insieme, eccetera. Durante il Navigium Isidis, la parte principale era ancora questo corteo pieno di figuranti in maschera, musici, danzatori, eccetera, alcuni mascherati da defunti. Ancora, abbiamo quindi questo aspetto funebre, proprio perché si parla di Osiride risorto, e il carro navale. Anche qua c'erano queste barche con le ruote che venivano trasportate fino al santuario. Una cosa importantissima, non il carnevale non deriva dai Saturnalia. Io lo leggo tutti gli anni mi si accappona la pelle, perché non c'entra niente. È vero, c'è il discorso del, come si dice, del caos, dell'ordine ribaltato, eccetera. Sì, è vero, ma questo concetto lo ritroviamo in tantissime altre feste, diciamo, snocciolate durante l'anno. I Saturnalia, per come sono, strutturati e per quello che rappresentano, sono legati esclusivamente al solstizio invernale e basta. Quindi, no. Il carnevale, sì, c'è questa cosa dell'ordine soverchiato e tutto il resto, ma in realtà trae origine da una forma mentis molto diversa. Ecco qua, detto Ok. tutto. Ok, altra domanda, questa volta di nuovo per Morgana. Perché è consuetudine mangiare cibi grassi a carnevale? Allora, come accennavo prima, appunto, spiegando le etimologie, carnevale che festa sarebbe, per come anche la conosciamo oggi? Praticamente quindi una festa di Baldoria prima della Quaresima. E essendo una festa appunto di Baldoria, quindi di Via Libera Tutti, Tana Libera Tutti, prima come si può dire, della privazione dovuta dalla Quaresima, la gente approfittava proprio per mangiare, in che senso? Sappiamo appunto che oggigiorno usiamo ad esempio termini come giovedì grasso, martedì grasso. Non è a caso appunto, durante i giorni del carnevale era proprio usanza, tradizione che tutti avessero da mangiare, che tutti appunto consumassero cibi, in particolar modo quelli ritenuti più nobili barra proibiti, quindi comunque uova, carne, dolci, cibi che appunto soprattutto la maggior parte della popolazione di una volta, per lo più diciamo povera, o comunque in posizioni pochi nobili e molto più poveri, cibi che quindi durante l'anno comunque erano sempre privati. Invece in questa occasione tutti avevano da mangiare, tutti appunto approfittavano, anzi veniva ritenuto anche un buon segno avere cibo proprio fino al martedì, tra virgolette, grasso, quello che noi oggi chiamiamo martedì grasso. Proprio in previsione poi di questo periodo, la Quaresima, di privazione da ogni cibo, da ogni delizia, da ogni peccato di gola che invece ci si poteva permettere col carnevale. Infatti, dall'antichità a oggi, molti dei cibi che noi consumiamo oggi provengono proprio ancora dai romani, nel senso, noi oggi, ad esempio, e penso l'abbiate fatto molti di voi che state ascoltando, solitamente in questo periodo cosa mangiamo? Mangiamo frittelle, mangiamo Le chiacchiere. ognuno le... Esatto, ognuno non so proprio dire le chiama in modo diverso ed è quello che mi mette in crisi. Ce l'ho la Sì, stampa, perfetto, lavoro anche io per sicurezza. Quindi, perché anch'io come Monica ho un po' di difficoltà nel capirmi con alcune cose, sto anche avendo difficoltà a capire come mettermi, oh, perfetto, che sto usando il cellulare, non so se riuscite a vedere, sì, si fate degli vede. esempi, Le bugie come anche, le vedete, bugie, le frappe, c'hanno un sacco di nomi, vabbè, esatto, chiacchiere in Lombardia. oggi sicuramente tutti li avete consumati e magari tutti quanti Io nella, no. diciamo,
nostra immaginazione, vostra nostra immaginazione, pensiamo siano cibi moderni. In realtà, quelli che appunto chiamiamo chiacchiere, crostoli e via dicendo, così come anche le famose castagnole che appunto conosciamo più col nome di frittelle di San Giuseppe, che poi vedremo meglio perché, sono tutte quante ricette rimaste inalterate dagli antichi romani. Cioè, può cambiare ovviamente da regione a regione un ingrediente in più, magari un liquore diverso, qualcosa di... Ma la ricetta, esempio, quindi la base, l'uova, il fatto di friggerle, quindi l'olio, sono rimaste inalterate dagli antichi romani. Perché? Perché gli antichi romani avevano la tradizione delle frittilia. Usavano appunto preparare questi dolci e friggerli nel grasso o comunque nell'olio. Dolci che, soprattutto quelli che noi oggi chiamiamo castagnole, quindi queste frittelle di San Giuseppe, conosciute anche come struffoli di carnevale, per distinguerli dagli struffoli natalizi che troviamo in ogni pasticceria nel periodo natalizio. Soprattutto appunto questi ultimi venivano preparati come dolcetti, appunto frittilla, quelli che noi conosciamo appunto con questo nome oggigiorno, venivano preparate per i festeggiamenti del Liberalia. Che cos'erano i Liberalia? Erano delle festività che si sostituivano ai Bacchanalia, quindi a questi festeggiamenti orgiastici, ma non vi scandalizzate perché comunque, ripeto, quando si giudica un popolo bisogna, e soprattutto a livello storico, bisogna sempre calarsi negli usi e costumi di quella popolazione. Quindi c'erano questi festeggiamenti, questi baccanali in onore appunto dell'estasi, però sfioravano i crimini, nel senso erano andati ormai fuori controllo. C'erano proprio dei casi in cui da loggia si finiva l'omicidio. Per cercare di arginare tutto ciò, erano stati introdotti, sostituiti dai festeggiamenti dei parentalia. Liberali. Oh sì, scusate, esatto, Liberalia, perché ho detto parentalia? Perché appunto stavo pensando al pater, in quanto queste festività erano proprio collegate con quella figura del, tra virgolette, possiamo dire capofamiglia, comunque della figura, c'era sempre una sorta di dio Bacco che veniva onorato, sempre un aspetto comunque legato all'ebbrezza, però più contenuta, più anche al passaggio del giovane all'età adulta, c'era tutta maschio ovviamente. C'era tutto un altro tipo di ritualità, ecco. E che poi oggi ritroviamo in quella che noi chiamiamo appunto festa di San Giuseppe. Che cos'è oggi la festa di San Giuseppe? La festa del papà. E come vedete, quindi tutto è un continuo da origini pagane, ecco, anche quindi i dolcetti che mangiamo tradizionalmente. Però proprio per questo, appunto, a Carnevale c'è la tradizione di mangiare cibi grassi proprio per godere, peccato di gola senza peccare, prima della Quaresima. E il tutto da origini precristiane, per altri motivi, ma comunque da origini precristiane. Ecco. Benissimo, grazie Morgana. Adesso cambiamo argomento perché mi è venuta fame e non ho le chiacchiere qua in Inghilterra, purtroppo non esistono, dovrò imparare a farmele. Meglio per la cistifella e un po' meno per me. La vecchiaia, che bello. Torniamo da Monica. Superati i 30 anni, Poi passa, 40, figurati. anch'io, quindi. Ciao. Allora, per Monica invece la domanda è questa: per quale motivo una celebrazione di stampo chiaramente pagano è così connessa, legata alla Quaresima cristiana? Bella domanda. Sì, no, è un po' complicata, cercherò di farla il più semplice possibile. Partiamo dalla Quaresima direttamente. Allora, noi sappiamo che la Quaresima è quel periodo di 40 giorni che poi porta alla Pasqua, tant'è vero che siccome la Pasqua si calcola su base lunare, anche il Carnevale lo è perché bisogna calcolare indietro 40 giorni e quindi arrivare al Carnevale. Si aveva questa, si è voluto mantenere il concetto di bagordi, ok, caos, per poi passare all'ordine e quindi la Quaresima. In altre parole, l'antichissimo, l'arcaico concetto di caos e ordine, che sono in lotta perenne, sempre durante l'anno, ma durante anche la vita.
veniva sintetizzato in epoca cristiana con il mantenimento del carnevale. Quindi questo è anche un motivo per cui le feste legate a questo caos primordiale, a questi bagordi, non furono mai vietate. Perché? Perché in realtà, come mi venne detto anni fa da un parroco, il carnevale serve alla Quaresima. Cioè, è proprio questo il discorso, che essendo questo periodo di grande caos, poi si passa finalmente alla Quaresima con un filo logico. Sappiamo che la Quaresima, appunto, sono i 40 giorni di purificazione per poi prepararsi a quella che è la primavera. Tant'è vero che la Pasqua non è altro che la ce celebrazione dell'equinozio di primavera. Cambia la data per i motivi che abbiamo detto prima, ma il concetto e le basi sono sempre quelle. Poi tanto ve ne parleremo per la conferenza che faremo per Equinox il 12 marzo, quindi vi parleremo anche delle origini del Pasqua. Per tornare alla domanda, c'è un bellissimo quadro che io suggerisco sempre di andare a vedere. È la Quaresima. Lotta fra Carnevale e Quaresima di Peter Bruegel. Ok, allora io ve lo faccio vedere così, è chiaro che non si possono cogliere tutti i dettagli, ma c'è un simbolismo in questo quadro che ovviamente dovreste andare a vedere uno per uno i personaggi, capire chi sono, poi in realtà online chiaramente trovate tutta la spiegazione. E direi che non c'è pezzo d'arte che spiega meglio questa lotta pazzesca. Per cui direi che più o meno la spiegazione si conclude semplicemente così. Grazie Monica. E torniamo a Morgana. Allora, sappiamo che nel carnevale, durante il carnevale, ci sono queste figure che sono le maschere famose, questi personaggi che sono di solito collegati a determinate città, ma ovviamente sappiamo, almeno io ho sempre saputo che la più famosa è Arlecchino. E quindi, Morgana, chi è Arlecchino e cosa presenta? Cosa rappresenta? Mi piace gettare un po' le bombe, mettiamola così. Nel senso, per l'evento, appunto, appena citato da Monica, Equinox, abbiamo gettato la bomba di, sapete che Ostara è un nome moderno e non antico. Io la getto la bomba, diciamo, partendo sul dire, tutti a dire, a meno chi ovviamente è contrario ad Halloween per la propria voluta ignoranza, tutti a dire. Halloween è la festa del diavolo, Halloween è il compleanno del diavolo, nessuno che dice Carnevale è la festa del diavolo, Carnevale è il capodanno del diavolo. Perché dico questo? Perché questa premessa? Perché sì, tutti conosciamo la maschera di Arlecchino come una maschera di origine bergamasca, della commedia, del teatro, una maschera innocua, piena di colori, quindi non nulla di diabolico in apparenza, che rappresenta un servo, un servitore, dall'apparenza sciocco, cioè dall'apparenza comunque ignorante, in realtà scaltro e anche agile, una sorta quindi di fauno, possiamo dire, di una sorta di satiro, qualcuno di comunque abbastanza liminale, ecco. Ma perché questo? Perché appunto, adesso, altra piccola bomba, tra virgolette, possiamo dire che Arlecchino è il diavolo, mi spiego meglio. Sappiamo che molte figure, come ad esempio la nostra Befana e via dicendo, sono comunque un sintetismo di tante altre figure di origine comunque anche pagana, siamo sempre là. Arlecchino non fa eccezioni. Infatti abbiamo le prime testimonianze di Arlecchino col nome Helekin, nella tradizione medievale del nord-barra centro-Europa, soprattutto nel folklore francese. Qua infatti troviamo il nome Helekin in un testo chiamato Historia Ecclesiastica. Al cui interno c'è questa leggenda che narra appunto di questo Helekin che nella notte di Capodanno del 1000, aspettate che vedo la data, 1091, cosa fa? Va in corteo, guida a cavallo un corteo di demoni e di spiriti dei defunti. Ho anche un'immagine, ve la mostro,
Aspettate, inquadro in qualche modo, cerco da. Oh, Vai, giusto, adesso si perfetto. vede. C'è appunto questa leggenda, quindi, di questo Helekin che guida a cavallo questa schiera di demoni e di spiriti dei defunti. Poi al mito segue, diciamo, l'usanza, in che senso? Sempre nel folklore medievale francese era proprio in voga. In alcune campagne era diffusa la tradizione di rievocare questa leggenda, quindi comunque c'erano dei francesi dell'epoca medievale che usavano mascherarsi per appunto rievocare questa leggenda, rievocare questo corteo. Quindi la maschera rappresentava le anime dei defunti e avevano questa tradizione di rievocare questo mito, questa leggenda. Leggenda che a sua volta non fa altro che richiamare il famoso mito diffuso in tutta Europa della caccia selvaggia, quella credenza, quel mito in cui o una volta Odino, in base appunto al mito all'epoca, o una volta Odino, o una volta appunto la stessa Percta, Befana, Diana, queste figure, anche la stessa Ecate, nel senso questa visione di queste dee che guidano di notte un corteo con schiere di defunti, chi a cavallo nel cielo, chi per le strade. E questa figura così diciamo demoniaca di Arlecchino, perché ovviamente per il prete, per i vescovi, non era un retaggio pagano, o meglio, sì, lo era, proprio per quello era opera del diavolo. E, sì. In Italia anche abbiamo questa testimonianza di Arlecchino come diavolo, dove in Dante, se noi prendiamo la Divina Commedia, quando Dante fa il suo viaggio negli inferi accompagnato da Virgilio, troviamo che a un certo punto incontra il demone Alichino, che non è altro appunto che sempre Arlecchino. E poi da lì appunto secoli e secoli e secoli, ovviamente le cose si dimenticano, le cose si trasformano ed ecco che arriva l'Arlecchino bello e colorato che conosciamo tutti. Però queste sarebbero le vere origini di Arlecchino, quindi Arlecchino protagonista del carnevale, ma di origine molto più antica, pagana e capo della caccia selvaggia. Ecco. C'è Posso un aggiungere una cosa? sì, vai. Che sulla maschera originale di Arlecchino, Sì. la maschera originale è un volto nero, è quella lì, esatto, e compare un corno. Quel corno lì non è un bernoccolo, è la reminiscenza delle due corna che lo legavano appunto alla sua natura demoniaca. Sì, qua si vede poco, però. Sì, no, si Ma è vede. proprio così, è proprio piccolino, sì. Ecco, Sì, mi ero brava che mi ero dimenticato di dire proprio questa cosa, brava. c'è Luca che ha fatto non una domanda, ha scritto questa cosa. In teoria ho scoperto che se clicco sui commenti dovrebbero apparire sullo schermo. Ah, guarda che bello. Vai, quindi Morgana, tu cosa dici di questa cosa? Sì, c'è anche Allora, quello. sì, esatto, c'è Una anche quello. molto. Vai, vai. Sapevo. Sì, c'è anche quello. Il nome c'è Re Herla e quindi abbiamo Herle King, ok? Ma abbiamo una marea di altri nomi, c'è Holle König, quindi sempre Re Holle, quindi sempre legata al discorso Hell, eccetera. Helle King, Helle Kin, Herle Quinn, Herle Kin, poi Sacco di c'è cose. Arlecchino, e c'è anche Harley Quinn, cioè la Sì. figura del film Harley Quinn, la Sì. protagonista Marvel, in realtà trae il suo nome proprio da da tutta questa eredità, ma infatti è un personaggio un po' particolare, insomma, uno dei miei preferiti, tra l'altro. Ok.
rimaniamo appunto da Monica con la prossima domanda, che è qual è l'origine di queste maschere, dei coriandoli e degli scherzi di carnevale? Quindi una domanda bella pomposa, polposa. Allora, per quanto riguarda, partiamo dalle maschere, perché abbiamo parlato fino adesso di maschere, ma senza dargli un'origine. Appunto, abbiamo tutta questa serie di festività antiche dove le persone si mascheravano. Perché si mascheravano? La maschera in sé nasce dal culto di Dioniso, perché Dioniso era il dio legato anche al teatro. Quindi la maschera aveva un significato pratico e un significato, diciamo, quasi spirituale, quindi c'era la parte del teatro che era quella puramente ludica, e poi c'era la maschera in quanto personalizzazione, diventare qualcun altro, chi spesso il dio Dioniso. Tant'è vero che i primi culti, i primissimi culti di Dioniso lo rappresentano semplicemente come una maschera. Si andava nel bosco, nel suo bosco sacro, si appendevano delle maschere agli alberi. Quindi da lì nasce la maschera in un tempo antichissimo e ce l'abbiamo ancora oggi. Questa è la cosa che a me sempre fa tanto piacere, ritrovare quei dettagli antichissimi, ritrovarli oggi tali e quali. Quindi poi, vabbè, il mascheramento poi chiaramente si è evoluto per conto suo in varie forme. Abbiamo le maschere, abbiamo gli scherzi di carnevale. Perché facciamo gli scherzi di carnevale? Perché a carnevale ogni scherzo vale. Allora, siamo ancora in epoca romana. Durante il Navigium Isidis viene introdotta, a un certo punto della storia, viene introdotta la burla verso i cittadini comuni, o comunque cittadini magari anche un po' in vista, e verso i politici. È una grande rivoluzione. E come accade questa burla? Semplicemente è quella che noi oggi chiamiamo satira. E si chiama satira perché deriva da una locuzione latina che ha a che fare con la satura, cioè quando il piatto è saturo. Perché? Perché queste manifestazioni prevedevano spettacoli con danza, musica, poesia, improvvisazione, teatro, tutto, c'era tutto, quindi il piatto era saturo. E durante questi spettacoli del Navigium Isidis si prendeva in giro più che altro i politici, ovviamente. E da qui è nata la satira e poi si è tramutata in burla, per cui adesso anche semplicemente spruzzarci l'acqua in faccia dal fiorellino comunque deriva da quella primissima burla. E poi abbiamo i coriandoli. I coriandoli, io sono rimasta affascinata da questa cosa perché torniamo ancora al Navigium Isidis, ma torniamo anche alle feste, sempre per Iside, che si tenevano a Roma il 21 di marzo, quindi sempre per l'equinozio primaverile. Diciamo che quindi questa può ritenersi a buona ragione una tradizione prettamente egizia. Durante questi cortei isiaci venivano lanciati petali di fiori in tutte le forme, in tutte le in tutti i modi. Quindi c'erano sia per il Navigium Isidis che per la primavera, diciamo, quando arrivava Isine madre in corteo, come la conosciamo nel periodo più tardo, quindi lei seduta come un trono e il bambino Horus in braccio, quella figura lì. C'erano il lancio di petali e da lì arrivano i nostri coriandoli moderni. Bello. E allora, torniamo a Morgana, questa è l'ultima domanda di Morgana, ed è perché si festeggia il carnevale a New Orleans e in Brasile, famosissimo ovviamente il carnevale di Rio, ma anche quello di New Orleans. Allora, qui non nego che mi sono dovuto segnare le date perché è tutto date, quindi partiamo da New Orleans. New Orleans appunto è veramente famosa, io stessa ho fatto una ricerca per scuola sul suo Mardi Gras, sui suoi festeggiamenti, perché comunque hanno il loro fascino e per quanto simile ai nostri, perché anche loro hanno la parata dei carri e dicendo. Sappiamo un po' dai film, o forse anche perché qualcuno c'è stato, io non ho avuto questa fortuna, però abbiamo
dai Simpson ad altro, abbiamo sempre in mente questi festeggiamenti con questa cascata di collane di perle colorate. Quindi vediamo il perché, perché così in voga, mentre nel resto degli Stati Uniti carnevale non è così sentito. Allora, appunto, siamo negli Stati Uniti perché New Orleans è una città della Louisiana, è una città appunto molto famosa tra film e altro, proprio per la questione anche del voodoo, dell'udù, di tante altre cose. E New Orleans, appunto, ha avuto molte invasioni, tra virgolette, è stata una città molto, ha visto diversi colonizzatori. Appunto, qui siamo adesso con i francesi, che hanno avuto una grande influenza sulla città di New Orleans, infatti c'è ancora oggi il quartiere francese. Cosa fanno questi coloni francesi, praticamente? Già intorno al 1699 introducono dei festeggiamenti che hanno in voga appunto verso la Francia, quelli che appunto noi chiamiamo festeggiamenti di carnevale, che ovviamente presso la nobiltà erano ad esempio prime forme di balli, e infatti queste testimonianze che risalgono al 1699 sono anche abbastanza fittizie, nel senso si sa che ci sono, ma ci sono ancora dei dubbi, ci sono delle cose che bisogna ancora chiarire, via dicendo. Le prime vere testimonianze invece sicure per quanto riguarda questa introduzione di carnevale ad opera dei francesi a New Orleans le abbiamo nel 1743. Qui abbiamo proprio delle vere testimonianze certe di primi balli, di primi festeggiamenti del carnevale, appunto del famoso, quello che poi diventerà il Mardi Gras a New Orleans. Ma non è così semplice, infatti un po' mi ricorda anche la storia di Halloween, per chi la conosce, è stata proibita, cioè come era successo anche per alcune tradizioni di introdotto altro, anche carnevale a causa di gente che ne approfitta, a causa di comunque disordini sociali, via dicendo, viene proibito. E quindi tra proibizioni e non proibizioni diventerà una festa statale solo nel 1875. Allora il carnevale diventa festa anche proprio statale a New Orleans. E appunto prende dei suoi tratti, nel senso proprio per questa confluenza di culture, di popolazioni che è la New Orleans, prende dei suoi tratti unici, come appunto questo famoso lancio delle collane, che per di più questi colori, che vedi anche proprio di cola, questi colori che sono appunto il porpora, l'oro e il verde, che corrispondono alla giustizia, al potere e alla fede, non li hanno neanche scelti gli abitanti di New Orleans, ma li ha scelti, pensate, un duca della Russia che era in visita a New Orleans e, per suo gusto, per tutto di più, ha scelto questa tradizione, ha scelto questi colori. E solo appunto anni successivi, perché solo nel 1892, erano talmente accettati, talmente belli, talmente ok, che sono stati riconosciuti, sono diventati ufficialmente i colori del carnevale di New Orleans. Questa è proprio brevemente la storia di come si è diffusa. Quindi grazie ai coloni europei, grazie ai francesi, e poi ha fatto la sua storia. Il Brasile è molto più semplice, il Brasile è molto più veloce, nonostante tutti la conosciamo per queste bellissime parate, come si può dire, un po' sì, festa, però ovviamente lì hanno dei travestimenti che non li vediamo a Carnevale di Venezia, No. ok? E non da neanche di volgare, che appunto per me non sono volgari, cioè ci sta, nel senso, mostrano il corpo, va bene così, Sono lì sono un popolo più, eccentrici. popolo più caliente, un popolo Sì. più passionale e non hanno problemi tra samba e altro a mostrare anche il corpo. Quindi cosa fanno? Cos'è che succede in Brasile, soprattutto appunto a Rio de Janeiro? Sempre i francesi, però siamo in epoche diverse, perché anche qui ho le date, qui c'è una storia molto più recente. Siamo negli anni 30 del XIX secolo. Appunto, i francesi introducono l'usanza della borghesia francese dei balli in maschera, usanza che appunto poi della borghesia anche si era stabilizzata a Rio de Janeiro. Arriva ovviamente al popolano, ma il popolano la reinterpreta a modo suo, ovvero iniziano a crearsi dei gruppi, dei gruppi di persone che iniziano proprio a sfilare in maschera per le strade. Poi cosa succede? Successivamente,
neanche troppo dopo, proprio qualche anno dopo, è una cosa che si è diffusa molto rapidamente, questa usanza delle parate in gruppi diventa invece parate in blocchi, appunto vengono chiamati proprio i blocos. Vuol dire che un intero quartiere organizzava il suo carro, la sua parata, il suo ballo, appunto visto anche i loro balli caratteristici, e sfilava per il corteo, per la strada. Questa tradizione ha preso sempre più piede, sempre più accettata, quindi riconosciuta, diventata statale, via dicendo, che appunto oggigiorno è rimasta uguale, nel senso che oggigiorno appunto i quartieri di Rio de Janeiro, ogni quartiere si organizza, crea la sua parata, il suo ballo, il suo carro, e tutti quanti partendo dallo stadio ufficiale fanno questa parata per le strade prescelte, via dicendo. Questa come si è diffusa? Quindi semplicemente proprio perché comunque europei e cattolici, che abbiamo visto che comunque è più legata a una visione cristiana e cattolica, come trasformazione dai romani in poi, ha preso piede appunto in particolar modo in queste due città, in apparenza quindi lontane dall'Europa, in realtà di origine, tra virgolette, europea, che comunque hanno avuto un grande passaggio di coloni francesi, non solo. Ecco. Benissimo. Grazie. E, allora, c'era una sorta di riflessione sempre di Luca che diceva chissà qual è stata la prima maschera mai fatta. Allora, questo non è possibile saperlo perché il mascherarsi è qualcosa di presente dall'inizio dell'umanità, da quando l'essere umano ha iniziato comunque a, diciamo, a farsi delle domande, a diventare spirituale. Era parte dei cerimoniali, soprattutto di guarigione, sciamanici, eccetera. Lo stregone, lo sciamano, cioè, chiamiamolo come volete, si travestiva spesso da animale. E infatti, adesso, tra l'altro, mi ricollego all'ultima domanda per Monica, che è appunto: ci sono molti carnevali in giro per l'Europa. E spesso mostrano appunto maschere di creature selvagge e animalesche, no? Basti anche pensare per dire ai Krampus di cui avevamo parlato anche nella pagina. Quindi qual è la radice comune? Ok, sì. Allora, intanto io farei una piccola carrellata di quelli che possono essere i carnevali da prendere in considerazione per poter meglio rispondere alla domanda. Per esempio, noi abbiamo un carnevale molto particolare in Italia e è quello sardo, ok? C'è il carnevale Quando è che c'è? Ah sì, oh, il 17 gennaio per Sant'Antonio viene organizzato questo carnevale e ci sono due figure fulcro. Una sono i Mamutones, perdonatemi se non li pronuncio, non lo pronuncio perfettamente, e gli altri sono gli Soadores. Ok? Abbiate pazienza. Allora, gli Soadores sono persone, uomini, giovani, vestiti con particolari pantaloni, camicia, eccetera, con anche i colori sono molto antichi, bianco, rosso e nero. E hanno queste cinture. Loro cosa fanno? Prendono le ragazze, se le tirano un po' in giro e le fanno ballare, spesso e volentieri prendono questa cintura e la schioccano contro le ragazze. Cosa vi viene in mente? I lupercali. Lupercalia. Esatto. E poi ci sono i Mamutones, che sono invece questi figuranti vestiti con sembianze animalesche. Sono praticamente figure arcaiche che servono per scacciare l'idea di negatività, ma soprattutto quindi legata a quello che è l'inverno, la morte, il freddo, le malattie, eccetera. Perché, come abbiamo detto l'altra volta per la diretta su Imbolc, in tutto il periodo che va da gennaio fino all'equinozio di primavera c'è il concetto di purificazione, purificazione dall'inverno in previsione di quella che è poi la fertilità, cioè la primavera. E ritroviamo questi concetti di continuo. Poi c'è il carnevale, un carnevale molto simile, che è quello dei cucheri in Bulgaria. E quindi anche qui abbiamo questi bellissimi costumi, sempre animaleschi, possono essere alci, più spesso montoni, come se fossero dei montoni. E quindi questi uomini giganti con questi
queste pelli pelose, bellissime, molto simile ai mammutones, tra l'altro. E anche loro hanno questa funzione con queste danze, e questo si svolge tra il 5 e 6 gennaio, guarda caso. Abbiamo poi in Italia un altro carnevale, un po' più, come definirlo? Potrebbe a prima vista sembrare un carnevale normalissimo. È il carnevale che si festeggia a Schiranno, provincia di Como. No, Schignano, scusate, Schiranno è un'altra cosa. Schignano è il carnevale dei Bruttebei, perché ci sono persone vestite proprio brutte, straccione, eccetera, che hanno appunto si collegano alla vita contadina, e i bei, che sono questi ricconi. E anche qua queste due figure sono molto legate al concetto di satira. Ma quello che interessa a noi sono i sapeur, credo che si pronunci così, abbiate pazienza anche questa volta. Anche qui abbiamo queste figure animalesche, sempre pelose, eccetera, eccetera, e c'è tutto un rituale per cui prima arrivano questi, poi arrivano gli altri, poi arriva la ciocia, che è questa specie di befana, chiacchierona, eccetera. Insomma, ovunque c'è l'idea del mascheramento con queste fattezze animalesche. Se non sono animalesche, sono fattezze vegetali, come lo strawberry a Whittlesea, in Inghilterra, e quindi c'è quest'uomo che invece è una specie di orso di paglia. Quindi l'orso torna al discorso che facevamo l'altra volta di Imbolc, quindi questo animale totemico legato a Imbolc, alla dea Brigit, eccetera, e poi però è anziché animalesco, nel senso vestito di pelli, è vestito di paglia, e qui c'è tutto un altro discorso legato al sole, eccetera. Anche la Maslenitsa, un'altra. Adesso, senza dilungarci troppo, qual è la radice comune? Incredibile, ma vero? Sono i riti dionisiaci. In tutti questi carnevali, la matrice riconosciuta dagli storici, non sto dicendo io, ma è proprio uno studio condotto a livello antropologico, fa riferimento a quelli che erano i culti dionisiaci, e quindi ancora alle feste che si tenevano per Dioniso. Dioniso sia in Grecia, quindi abbiamo parlato prima delle antesserie, ma anche a tutti quei culti che c'erano in Italia, e ce n'erano tantissimi, non solo quello che poi è arrivato come Baccanalia da noi e trasformatosi poi in Liberalia, ma comunque ce n'erano tantissimi in tutta Italia, poi non solo a Roma. Esatto. Allora, a proposito di questo, mi ricollego anche per parlare di una cosa simile, di cose simili che ci sono qua in Inghilterra e nel Regno Unito in generale. Qui il carnevale appunto non esiste perché appunto, è italiano, è legato, cioè, soprattutto quello, il carnevale è proprio italiano, ma ci sono delle feste chiamate carnival, quindi in inglese, ma sono moderne e sono delle copie, diciamo, del Carnevale di Rio. Quindi ogni tanto saltano fuori questi carnival, ma sono sparati a caso in date a caso durante l'anno, quindi di solito d'estate. Ma a parte questo, ci sono invece proprio delle festività, dove ci si traveste e, quindi c'è di nuovo questo collegamento con il mascherarsi e sono di solito di nuovo, maschere selvagge, no? Quindi abbiamo o animali oppure vegetali. Ad esempio, abbiamo il Vrendei, che sarebbe il giorno del Petti Rosso. No, aspetta, il Vren non è il Petti Rosso, lo screccio, in cui si travestono, come quello che diceva prima Monica, di paglia, quindi è legato al sole. Infatti, il Vrendei è il 26 dicembre. Quindi pochi giorni dopo il solstizio e va a ricollegarsi sicuramente al sole, ma anche si pensa, allora l'origine non è chiara di questa festa, ma si pensa che potesse essere celtica, ci sono varie teorie, e rappresentasse, siccome si cacciavano appunto i poveri scriccioli, potesse essere un sacrificio che rappresentava appunto la fine del periodo buio e la rinascita poi del sole, quindi un sacrificio per celebrare questo passaggio. Poi abbiamo il Mummers Day, scusate, Mummers Play, che è il 1º gennaio ed era una recita, lo fanno ancora,
in certi posti, ma anticamente appunto era una recita fatta da mimi, quindi non era parlata, dove sì, questi erano travestiti e uccidevano, facevano finta di uccidere uno dei personaggi e poi lo resuscitavano, e anche qua si aveva il passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo. Quindi sono tutte feste legate al passaggio delle stagioni, con queste maschere che anche loro si mascherano comunque in. Cioè, non erano i mimi quelli bianchi e neri che conosciamo adesso, ovviamente, avevano delle maschere particolari. Poi, Grottesche, cosa? vero? Grottesche, Sì, vero? sì. E poi abbiamo il Mary Lwyd, che è una festa gallese, che è legata anche questa al passaggio stagionale, eccetera, ed è una festa per augurare buona fortuna, dove si travestono con il teschio del cavallo. Quello lo sa meglio Monica, che aveva spiegato bene anche nella nostra pagina con l'origine di questa festa. E poi abbiamo una festa che a me piace tantissimo e l'ho vista anche quando vivevo a Bristol, adesso sono in campagna. Qui c'è meno, c'è, ci sono meno eventi di questo tipo, ma c'è il Jack in the Green, che praticamente è la celebrazione di Beltane, infatti è il primo di maggio, dove si vestono tutti di verde con le foglie, quindi si fanno la faccia verde, si mettono foglie ovunque perché rappresentano un po' il Green Man, l'uomo verde, ed è ovviamente legato all'inizio dell'estate, perché anticamente per i Celti l'estate iniziava proprio il 1º maggio e non come pensiamo noi, cioè nel senso sì, il 21 o il 20 di giugno per noi è l'inizio dell'estate, per loro era mezz'estate, per cui l'inizio dell'estate era proprio questa celebrazione di fertilità, di natura lussureggiante, eccetera, e la rappresentano proprio in questo modo che è bellissimo. Se andate poi a vedervi le foto su Google, sono molto belle. E allora, aspetta, c'era una domanda di prima che si ricollega a quello che dicevi tu, Monica, prima. Cosa c'entrano l'Lupercalia quando prima abbiamo nominato l'Lupercalia perché c'era il discorso? Sì, allora i Lupercalia c'entrano perché anche lì, vabbè, il discorso è lungo, non lo rifaccio da capo, però fondamentalmente sono i concetti che si ripetono di fertilità, di purificazione e fertilità, cioè il periodo di purificazione in vista di quello che poi sarà il periodo di fertilità. Per cui Lupercalia cosa facevano? C'era questi ragazzi vestiti come dei lupi. Di Che nuovo abbiamo le maschere animalesche. mascherati fondamentalmente, sì, andavano in giro schioccando una frusta in direzione delle donne che volevano avere bambini. Perché? Perché appunto era una sorta di purificazione attraverso la pelle della capra, quindi anche qua c'è tutto un discorso dietro, e appunto l'idea di fertilità. E in Esatto, più, quindi c'era la cosa del schioccare la frusta sulle cosa che donne. ritrova nel carnevale con quello che è la purificazione della Quaresima in previsione della fertilità, cioè l'equinozio di primavera, quindi per farlo brevissimo. Esatto, sì, era quello il collegamento, perché abbiamo detto della frusta e quindi poi abbiamo fatto il collegamento con i Lupercalia. Esatto. Allora, noi avremmo concluso questa diretta, però se ci sono domande prima di chiudere, chiedete pure. Vediamo Io se colgo qualcuno. l'occasione per salutare Alberto Angela che ci segue sempre. Oh, scusa. Cosa è impazzita, carnevale? Dato la testa. Omosessuale. Oh, Madonna. Ah, è un mio sogno, capito? Magari. Magari. Alberto. Ciao Alberto. Seguici, Alberto, ti prego. Vabbè, basta il degenero. E niente, siete stati bravissimi. Grazie. Che belle queste dirette. Ah, sì, allora intanto ribadiamo la cosa che il 12 marzo faremo la conferenza sulle origini di Pasqua, ovvero parleremo dell'equinozio di primavera, tradizioni, simbolismi, eccetera. Ma inizialmente pensavamo sarebbe stata sulla pagina Facebook del festival Equanox, scritto Aequanox, che potete trovare sia nel sito, c'è un sito che si chiama equanoxfest.com, c'è la pagina Facebook appunto Aequanox, eccetera.
Quindi se andate lì potrete poi trovare un link che vi rimanderà a Zoom, quindi la faremo su Zoom. Non è un problema poi perché la registreremo e poi la caricheremo sia su Facebook sia su YouTube nel caso non riusciate a seguirla. Cioè, ci teniamo a fare questa cosa proprio perché stiamo facendo questa serie di conferenze, cioè live, sulle varie feste, per cui volevamo mantenere anche quella visibile a tutti, però al momento in diretta sarà su Zoom invece che su Facebook. Ok, e niente, basta, direi che non ci sono domande, ci sono complimenti, quindi grazie. Grazie E niente, allora vi auguriamo un buon carnevale ovviamente e un buon divertimento, anche se quest'anno purtroppo quello che è, però divertitevi in casa, insomma. E ci risentiamo poi. mille. Esatto, io non ce le ho, vabbè. E seguiteci poi appunto quando parleremo delle origini di Pasqua, quindi continuate a seguirci, sicuramente vi daremo maggiori informazioni poi sull'accesso a Zoom, eccetera. Ah, scusate un secondo, dopo. Ok, domanda. Parleremo anche delle altre festività della ruota dell'anno quando arriveranno, quindi dopo l'equinozio parleremo di Beltane, poi del solstizio d'estate, Lunasa, eccetera, eccetera, fino a tornare al nostro, Giro. esatto, al nostro amato Samhain, Halloween. Quindi sì, facciamo tutta la ruota dell'anno. Va bene, vi ringraziamo allora e ci vediamo al 12 marzo. Grazie a tutti. Ciao, Ciao a buonanotte. tutti, ciao ciao.